Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come vedete, siamo sempre al podere e, come avrete letto dal titolo della copertina, purtroppo oggi devo parlare di una cosa un po' deludente, perché il nostro orto invernale è fallito. E niente, adesso prima la intro e poi passiamo al video. L'olio pop col cappello di paglia, ogni mattina si alza, si abbaglia con il sole che brilla. Allora, come vedete, siamo a novembre praticamente e questo è l'orto invernale che abbiamo fatto assieme, quindi se avete perso gli scorsi video andate a vedermi e vi spiegavo bene come si coltiva un finocchio, tutte queste cose qua. L'abbiamo girato più o meno a settembre e adesso è in questo stato. Avevamo messo delle lattughe qua, quelle che avevate visto anche voi, e queste diciamo che tutto sommato si possono raccogliere, non è che sono proprio brutte. E alcune sono un po' più piccole, vedete, è anche pieno di erbaccia perché non siamo riusciti a toglierla, bisognerebbe pulirlo bene. Qua c'è la pianta di melanzane, quella lì che vi avevo fatto vedere, alla fine sta seccando perché non è stagione. Qui abbiamo le lattughe romane che, come vedete, sono rimaste piccoline, tutte mangiucchiate. Purtroppo è andata così, non so, forse c'è qualche animaletto, qualche lumaca o dei bruchi, qualcosa che le mangia. Qui, come vedete, c'erano i finocchi, non c'è più niente. Questo è quello che è rimasto dei finocchi, tutto mangiato, tutto perso. L'unica cosa che si può salvare forse è la metà di queste lattughe qua, se riusciamo a salvarle. Vedete che bisogna pulire un po' intorno, è l'unica cosa che si salva, il resto è tutto buttato, perché comunque non era un granché quest'anno l'orto invernale. L'anno scorso non l'abbiamo fatto proprio, quest'anno diciamo che non è il massimo, non l'abbiamo proprio riempito, abbiamo messo due cosette così, lì c'erano le lattughe, i finocchi e le altre lattughe. Qua volevamo mettere qualcos'altro, però poi alla fine è troppo tardi, quindi abbiamo lasciato stare. Qua c'erano i peperoni nell'orto estivo e niente, cavoli quest'anno non ne abbiamo messi e niente. Rimandiamo all'anno prossimo, magari facciamo un orto un po' più grande, un orto un po' più fatto bene. Come vedete è pieno di erbacce sui bordi, anche sulle prode, un po' un casino. Quindi l'unica cosa che si salva sono quelle lattughe là. Speriamo almeno quelle di raccoglierle e niente. Noi ci vediamo in un prossimo video, perché domenica prossima, come avrete già sentito su Instagram, tra l'altro seguimi qua su Instagram, domenica prossima uscirà un video bellissimo, abbiamo registrato stamattina. Siamo stati a visitare una cascina abbandonata, quindi qua vicino a casa nostra. Si chiama la cascina Provanina, che è nata nel 1700. E non vi spoilerò niente, domenica prossima esce il video, andate a vederlo appena esce. Magari più avanti vediamo di sistemarlo un po' questo orto. Vediamo adesso che arriva la stagione estiva, poi dopo magari a febbraio, marzo, lo vanghiamo tutto, rifacciamo le prode e lo risistemiamo. Noi ci vediamo in un prossimo video, condividi questo video se ti è piaciuto, è durato poco però purtroppo è tutto da buttare. È un fatto anche un po' della pioggia, perché come vi dicevo anche negli scorsi video, guardate qua com'è bagnata, tutto bagnato, guardate gli stivali. Ha piovuto parecchio, quindi anche per questo che l'erbaccia è cresciuta tutta così. E niente, le prode sono da rifare perché sono mischiate un po' tutte, da pulire le erbacce e niente. Noi ci vediamo in un prossimo video, iscriviti al canale, un mi piace, un commento qua sotto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!